Fateci caso, mentre è ricominciata la solita polemica Grillo, Santoro, Travaglio, nel silenzio assoluto, il ministro della difesa Pinotti ci riporta in guerra in Iraq, rifinanzia un intervento armato con i soldi nostri in Iraq. Ma la vera guerra dove ce l'abbiamo noi? In Iraq? In Afghanistan? In Siria? O ce l'abbiamo qui in casa la guerra? E si chiamano frane, alluvioni, smottamenti, corruzione, voto di scambio, cancro. Negli ultimi 80 anni ci sono state in Italia 11.000 frane e oltre 5.400 alluvioni e sono morte negli ultimi 30 anni 5.000 persone nel nostro territorio per queste calamità naturali, le chiamano, che non c'entra nulla la natura, c'entra soltanto l'uomo, perché sono provocate dalle loro cementificazioni, dalle loro trivellazioni e dalla loro corruzione. Non è calamità naturale, è corruzione. Che cosa possiamo fare? Semplice, approvare leggi del genere. Questa legge il Movimento 5 Stelle l'ha depositata il 19 giugno 2013, non 2014, 2013, a prima firma Samuele Segoni, un mio collega che è geologo. Che dice questa legge? Una cosa normalissima, svincolare dal patto di stabilità, cioè escludere da quei vincoli di bilancio che ci ha imposto l'Europa gli investimenti, perché si tratta di investimenti contro quello che loro chiamano il rischio idrogeologico, appunto le frane, le alluvioni. Dato che ci sono in Italia, perché questo è il nostro territorio, occorre investire del nostro denaro per ridurre il rischio. Perché si parla di dobbiamo parlare di investimenti e non di spese? Perché tutto quello che investiamo oggi contro appunto le alluvioni, le frane, i terremoti, lo riacquisiamo tra qualche anno. In pratica quello che investiamo oggi non lo spendiamo tra qualche anno in danni, perché evidentemente i danni sono peggiori dei soldi che si devono investire sulla prevenzione. Questa legge è pronta, solo che questo Parlamento non l'approva. Non l'approva perché preferisce invece i nostri soldi investirli in armamenti. Pensate che sempre il Ministero della Difesa quest'anno, nel 2014, ha speso oltre 5 miliardi di euro in cacciabombardieri, elicotteri, bombe, droni, oggi si chiamano droni, e soltanto l'inizio del programma F-35 ci costa 14 miliardi di euro, cioè per la guerra, per quella guerra che tra l'altro a noi non ci ha, grazie a Dio, qua sul territorio italiano causato mai un morto, i quattrini ci sono, per la guerra vera che abbiamo in casa non si trovano. Ma perché non si trovano, ripeto? Perché questo Parlamento non vuole far approvare queste leggi del Movimento 5 Stelle? Sì. E perché non vuole? Perché sull'emergenza ci guadagnano. Vi prego, cerchiamo di capirlo questo concetto. Quando c'è un'emergenza si va in deroga delle leggi, perché appunto tutti dicono ah, dobbiamo occuparci in fretta e furia dell'emergenza. Se si va in deroga al regolamento, alle regole, appunto alle leggi, si riesce appunto a raggirare le nostre leggi, il nostro ordinamento, e a garantire quattrini nostri, soldi pubblici attraverso appalti, a quegli imprenditori che sono amici dei partiti, così fanno i partiti, a quelle aziende spesso anche legate alla mafia. Nell'ultima puntata, informiamoli tutti, vi abbiamo detto, vi abbiamo raccontato quanti comuni in Italia sono stati sciolti per mafia. La mafia che gestisce queste aziende che utilizzano il denaro pubblico quando ci sono le emergenze per arricchirsi, poi restituiscono ai partiti i favori, come? Attraverso i voti. Questo si chiama vero e proprio scambio elettorale. Ne usciamo una volta per tutte approvando queste leggi che servono appunto a prevenire questi rischi, a prevenire questi drammi che, ripeto, sono causati dall'uomo, e ne usciamo informando i cittadini, utilizzando la rete, utilizzando queste iniziative come Informiamoli Tutti. Fateci caso, la televisione è in crisi, ci ricominciano ad attaccare dovunque, soltanto perché vogliono provocarci affinché noi ci sentiamo costretti a tornare in televisione a difenderci. Ma non ci andiamo, preferiamo queste iniziative. Vi chiediamo una mano con Informiamoli Tutti, possiamo arrivare a milioni e milioni di persone, possiamo passare i nostri contenuti, far capire che le leggi ci sono, che il Movimento 5 Stelle fa questo lavoro. Dipende ormai soltanto da noi, vi chiedo una mano.